Siamo molto preoccupati, stiamo facendo squadra come abbiamo sempre fatto, siamo abituati nei momenti soprattutto critici a unirci, fare squadra, fare sistema. Non vorremmo ritrovarci di nuovo, come è successo nel passato, ad affrontare un'emergenza così drammatica. Quell'incubo che ritorna, che riaffiora nelle menti degli orafi aretini, il 2011, l'anno orribile per il comparto orafo aretino. La rapina a mano armata dello scorso mercoledì ai danni di un'azienda orafa di Sanzeno ha fatto riemergere la paura all'intero settore. Di mattina, anche se mattina presto, però tranquillamente armati, mascherati, eccetera, diciamo che è proprio un affronto molto forte. Siamo molto preoccupati per questo. Le metodologie scusate, sono cambiate, si sono evoluti purtroppo anche i ladri. Le aziende si sono comunque adeguate a ultimi sistemi più avanzati di sicurezza e cerchiamo insieme di collaborare per cercare di sentirsi un pochino più protetti e un pochino più al sicuro. Le razzie e le varie realtà del comparto orafo aretino sono comunque in aumento ed il senso di insicurezza percepito dal comparto orafo cresce di pari passo con l'incremento di questi eventi criminosi. Chiediamo di essere trattati non come una città comune con un certo numero di abitanti, ma come una città speciale dove circolano dei valori altissimi. Stimiamo che tutti i giorni circolano decine di milioni di euro. Noi abbiamo richiesto un tavolo di sicurezza, un tavolo operativo che tra l'altro è già esistente, quindi istituirlo, di farlo diventare operativo per collaborare. Noi cerchiamo solamente collaborazione. Due sicuramente i colpi più eclatanti delle ultime settimane ai danni degli imprenditori orafi che destano preoccupazioni. Infatti, oltre all'assalto armato, ad impensierire il comparto orafo anche la vicenda del vigilante della Securpol scomparso con ben 50 chili d'oro. È una cosa molto preoccupante perché quando il venerdì o giovedì facciamo le spedizioni e consegniamo ai portavalori decine di chili d'oro, ci vorremmo sentire un pochino più sicuri.